È da diversi mesi che non faccio la mia solita guida su un programma per Windows. Sempre a recensire queste tastiere, che noia direte voi. E infatti non vi ho torto. Questo canale è nato con l'argomento informatica e giustamente non posso chiacchierare solo su un determinato tema. Detto ciò, Tenorshare ritorna sulla playlist Windows e programmi. Finora lo avete conosciuto attraverso questi tre video. Naturalmente li trovate in descrizione così da familiarizzare con questo marchio. Questa volta tocca a File Repair, sempre sotto il programma 4DDIG, visto che si tratta sempre della stessa funzione. Qual è il suo obiettivo? Riparare video e immagini danneggiati. Questo tipo di disagio può capitare, ad esempio, durante la modifica, conversione, trasferimento, cambio estensione del file, solo per citarne alcuni. Comunemente si riconoscono per via che, innanzitutto, non sono riproducibili, ma anche per quando presentano dei settori grigi o di vari colori che oscurano una parte dell'immagine. Che sia una foto o un video è indifferente perché capita in entrambi i casi. A me si è verificato per diverso tempo, per quando scattavo foto in 16 noni con iPhone e successivamente importavo il tutto su PC Windows, dovendo ogni volta, ahimè, adattare le proporzioni. Sono supportate diverse estensioni, sono tutte elencate su queste pagine web e anche nel programma stesso per quando si importano i file. È presente la riparazione in batch che, con un solo clic, corregge tutto quanto il contenuto elencato. Per le foto c'è un supporto fino a 3000 unità lavorabili in una singola sessione del programma. Non finisce qui. Oltre alla riparazione classica, possono essere corretti tremolii, sotto e sovraesposizioni, definizioni per quando l'immagine è composta da pochi pixel, foto vecchie ancora in bianco e nero e prossimamente potranno essere rimossi addirittura i graffi. Per tutte queste funzionalità vi suggerisco sempre di vedere le pagine ufficiali di Tenorshare, così saprete cosa correggere. Magari potrete ringiovanire foto vintage in formato raster. File Repair è disponibile solo su sistema operativo Microsoft. È possibile provarlo gratuitamente, quindi occorre una licenza a pagamento per poterlo sfruttare appieno. Il consiglio è sempre quello di testarlo inizialmente, mettendolo sotto sforzo con vari tipi di danneggiamenti. Non fermatevi perciò al primo risultato ottimale. Se soddisfatti, potrete optare per questi tre tipi di costi. Licenza mensile, comoda se avete già fra le mani tutto quello che desiderate riparare. Licenza annuale, per agire con più calma, magari a un ottantenne serve tempo per raccogliere tutte le foto da quando era piccolo. Scherzo ovviamente. Infine c'è quella permanente che, se confrontata con gli altri prezzi, è quella che secondo me conviene maggiormente, ideale soprattutto per chi esegue periodicamente questa operazione. Penso a un fotografo. Il pagamento è mediato attraverso i circuiti più famosi, con possibilità di richiedere un rimborso per i primi 30 giorni di utilizzo, se qualcosa è andato storto, con assistenza clienti gratuita. Vi informo che soltanto in questi giorni ci sono diversi sconti sui prodotti Tenorshare, con varie promozioni come quella Prendi 2, paghi 1 e omaggi come la carta regalo Amazon dal valore di $25 per chi vince al concorso proposto. Naturalmente anche questa pagina ve la lascio in descrizione. Per l'installazione occorrono soltanto due clic. Il processo richiede pochi secondi e avrete File Repair già pronto, senza aver bisogno di configurazioni. Prima di tutto, per chi ha una licenza, la deve registrare su questa finestra apribile attraverso l'icona della chiave. Dopodiché, vi suggerisco di organizzare bene i file, così li gestirete meglio per quando li dovrete importare. Come primo esempio, apro il video MP4. Purtroppo non è riproducibile come da messaggio.
proprio Windows ci informa che il file è danneggiato. La foto invece presenta quel difetto che vi specificavo prima con iPhone, una bella toppa grigia che non vi fa visualizzare il resto delle informazioni della foto. La procedura è più semplice farla che spiegarla. Bisogna recarsi nella sezione apposita, così si importano i contenuti incriminati attraverso la finestra di Esplora File. Dico questo perché al momento non è possibile trascinarli, funzione che naturalmente avrei preferito. Vi mostro velocemente le estensioni supportate, magari stoppate il video così potrete visualizzarli con calma. Ricordo che questo è un MP4. File Repair ci fa notare che alcune informazioni sono assenti, sintomo di un file con errori. Fra poco vedrete quali sono questi dati. Se vi siete dimenticati di prendere un file, qui se ne può aggiungere più di uno. Adesso basta fare clic su questo grosso bottone blu e così può quasi definirsi conclusa la procedura, perché manca l'ultimo che fa eseguire l'esportazione. Per le immagini si adopera sempre la stessa operazione, non sto qui a spiegarvi vocalmente, intanto i fotogrammi parlano da soli. Giusto per completezza, dal menu a scomparsa sono presenti varie voci utili per facilitarvi la comprensione con una lingua di vostra conoscenza, informarsi sulla versione in uso con l'aggiunta di ricercare quella più recente e inviare un messaggio per far sapere la propria opinione sul programma. Siete liberissimi di elencare i difetti riscontrati per poter aiutare gli sviluppatori a correggere qualche lacuna. Bene, direi, per questi tipi di file è andato tutto nella norma, non vi resta che provare con altri formati descritti in precedenza, come vecchie foto, video poco stabilizzati e tanto altro. Ricordo che la descrizione del video è importante per poter conoscere ancor più questo programma. Se ci sono aggiornamenti, posso comunicarveli soltanto qui. Ci sono poi link che rimandano alle pagine ufficiali del marchio. A presto!